ricordarmi di te. Ombre e traffico non impara, come le stelle che cadono, non succedono più. Amici di Telemiamante, si è appena concluso con grandissimo successo al Teatro dei Ruderi il concerto del maestro Sergio Cammariere, che abbiamo il piacere di avere qui con noi. Ci ha emozionato tantissimo e io direi di iniziare proprio da questo tour e da questa serata, da questa Sergio Situation, come le chiama lei. Eh sì, è stato un momento ricco di emozioni questo concerto. Ho attraversato tutta la mia carriera musicale, ecco, quindi interpretando tutte le canzoni, quelle sanremesi, quelle degli album precedenti, insomma, e alla fine ho chiesto proprio al pubblico cosa volesse ascoltare e ho esaudito le richieste. In effetti il pubblico è stato molto coinvolto. Lei ha un legame particolare con Diamante perché, come è stato ricordato nel corso del concerto, ha scritto per il film La Buffata, girato quasi interamente a Diamante, appunto la colonna sonora. Ecco, nello scrivere, perché lei nella sua immensa attività appunto scrive anche tantissimo colonne sonore, bisogna trovare un equilibrio tra quella che penso è la richiesta del regista, del produttore, e quella che invece è l'ispirazione dell'autore. Beh, è molto più semplice comporre una colonna sonora che una canzone, perché la canzone è la sintesi poetica, letteraria, e la sintesi armonica, melodica. Invece il tema di un film tu lo puoi scomporre, lo puoi suonare in tutte le tonalità, puoi cambiare il tempo, sei molto più libero come musicista. Ultimamente, tra l'altro, ho avuto la possibilità di mettere le mie musiche in un film dedicato a Don Gallo, che si intitola Prima che il gallo canti, di Cosimo D'Amato. È un film nel quale ci sono le testimonianze di grandissimi artisti come Dario Fo, Henry De Luca, Vasco Rossi, Francesco Guccini e il sottoscritto. Poi imminente è questo mio intervento alla prossima Biennale di Venezia. Il 6 settembre verrà proiettato un film nel quale ho composto una canzone. Il film si intitola Il banchiere anarchico di Giulio Base. Andrà nella sezione Sconfini del Festival del Cinema e la mia canzone si intitola L'Anarchico. Grazie per aver ricordato anche questo nuovo impegno. Ricordiamo tra l'altro che nel 2019 uscirà il suo decimo album. Sempre, ecco, il suo stile, radici jazz, insomma, si riconoscono. Una curiosità, lei sa, sempre rimanendo in tema di colonne sonore, qual è stato il primo film italiano che ha avuto come colonna sonora una musica jazz? Beh, basti pensare a Trovaioli. Cioè, le vengo in aiuto, i soliti ignoti. Ah sì, è possibile, certo. La musica di Emiliano, insomma, il jazz è... sì, perfetto. Allora, ecco, è preparata anche lei. Ecco, tra le varie definizioni che le danno, anche quella di gentiluomo d'altri tempi, ci si riconosce? Beh, chi lo sa, non lo so, sinceramente. Bisogna adoperare il garbo e la gentilezza, soprattutto quando ci si trova su un palcoscenico. Poi lei è di Diamante e noi siamo cantori dell'amore in qualche modo, e a Diamante esiste un'associazione contro la violenza sulle donne, la Ginestra. Ecco, ricordiamolo anche qui, chi ha bisogno di rivolgersi allo sportello della Ginestra, c'è anche un numero telefonico. Sì, forse un uomo d'altri tempi.
un nobile guitto potrei essere io, ecco. E in effetti stasera ha mostrato grande sensibilità. Un'ultima domanda. John Malkovich ha girato un film intitolato 100 che sarà proiettato fra 100 anni per pochi fortunati. Lei riuscirebbe a tenere nel cassetto per così tanto tempo un suo brano? Io nel mio cassetto, tra i miei scaffali, ho brani che sono fermi da 25 anni, che non hanno avuto la possibilità di essere pubblicati perché forse fuori tempo... Tra l'altro anche orchestrati con l'orchestra sinfonica, delle belle arie. E magari arriverà il tempo anche per loro, insomma. Ci sarebbe. Sì. Lo aspettiamo allora. Maestro, un saluto per i nostri telespettatori di Telediamante. Allora, sono Sergio Cammaniere, un saluto a Telediamante, rimanete collegati. Grazie, grazie. Ed io vivrò solo per te, ancora sono contento, giusto quando basta, perché poi torni ancora tutto come prima tra di noi. Volando, superando i monti, verso cieli bianchi di libertà, solamente un punto sempre là. Cosa non farò per amare, cosa non farò per te, stella di mio cuore, splendi su di me. Yeah.